Amici che sognano i Caraibi, benvenuti in questo nuovo video. Stiamo andando a prendere le aragoste perché mi ha chiamato attualmente la mia spacciatrice di aragoste di fiducia. Stiamo entrando in un barrio e ve lo voglio far vedere anche il barrio. Eccolo qua, questo è un barrio che alla fine barrio è, se lo vogliamo tradurre, è quartiere popolare, anche se è un quartiere alla fine, anche se molti lo classificano come zona pericolosa, quartiere pericoloso, vedete? Questa, vedete tutti questi quartieri popolari, questo ad esempio è un campo da basket, da calcio, c'hanno i loro campetti, c'hanno tutto. Stavo aspettando da un po' di fare questo video e oggi proprio mi ha chiamato Rosa, che il marito fa il pescatore. Ha detto, oi, c'ho l'aragoste, c'ho le aragoste, adesso andiamo a vedere quante ne tiene. Ha detto, c'ha diversi chili. Ehi! Hey! Ui, Rosa! Hola! Come stai? Tutto bene? Puedo? Sì, claro, come no? Vengo. Permesso. Permesso. Puedo? Vengo. Pasa que estoy haciendo aquí, que me encargaron un quesillo y... Oh. Ajá. Bueno, están tan congeladas. Estas son de... Ya la tienen en busta, estas ya son pesadas. Sí. Ajá, mira. Oh. Pero ya hay 6 kilos. Estos son 6 kilos. Sí. ¿No pueden entrar en la nevera? No, creo que sí, que me van a entrar. Ah, ok. Porque tengo que hacer un video donde como langosta por una semana todos los días. Ok. No, no, dale. Esta l'han pescata ayer, me dijiste. Sí, ayer la traje, ayer. Ok. ¿Puedes hacerle el jardín que tiene acá afuera con los cambures? Sí, todo feo. Sí, no, a mí me acuerdo que estaba bueno. Dale, dale, no, pero está allá en el monte, dale. Sí. Tenía así todo... La mata de limón, no, de limón, la gallina. Dale, eh? Mira, aquí está la mata de... dietro a casa. Qua ci stanno la pianta di melanzane, loro si fanno le melanzane in casa. Quelle di banane. Questa che sono? Questa sono... Ah, questo sono per hacerlo fritto, tipo platano. Questo sono tipo platano. Ah, già. Yeah, Bello. Che sogno, non è venuto a portare i monti. Ah, beh, se tiene solo che limpiare un po'. Ah, questo è tutto lime. Ah, questa è una pianta di lime. Vedete, piena di lime sopra. Bella. Questo non si ha, in verità, amarillo, questo. Mira. Sì, mira, il limone, il è pieno, pieno, sta pieno, uh-huh. Bello. E allà la gallina? Este tabacco, esta dos. Uh-huh. Esta también, eh? Sì, este è ají margariteño. Ah, sì, l'ají margariteño è buonissimo. Ah, questo è un peperoncino di qua, questo è buonissimo. È aromatico, non è... Questo non è piccante, verdad? Tiene este aroma, no, e aroma. Muy buono. Questo è tabacco. Mira che allà lo haga. Raga! E allora va bene, abbiamo completato l'affare. 6 kg di aragoste fresche, le aveva pescate, erano congelate perché lei per conservarle le mette nel conto, però visto non erano ancora completamente dure, pescate ieri, le ha congelate nella notte, sono praticamente vive, $5 al chilo, mi sono costati $30 l'affare. In più, vabbè, avete visto, com'è bello, questo barrio, diciamo, questa zona popolare è comunque bella per viverci, non è male. E mi ha regalato anche dal suo orto i limoncini, i lime e questi non sono peperoncini, sono una specie di peperù, come chiamano loro, ají margheritegno, ají praticamente il peperoncino, però non è per niente piccante, sono aromatici, ad esempio questi in Italia andrebbero benissimo, hanno un aroma, raga, particolare, buonissimo, che in un soffritto ci va benissimo, quindi questi qua li utilizzo, queste cose che mi ha regalato, sempre per prepararci i piatti in questa settimana in cui mangiamo solo aragosta, tutti i tipi di piatti di aragosta. Adesso vi cucino un po' di cose, le ho appena portate a casa, adesso le voglio sbustare, è impossibile sbustarle così perché altrimenti mi taglio, le sbusto perché le devo sistemare nel mio freezer e così non c'entrano, così le contiamo pure, vediamo anche quante sono. Non sono abbastanza, dovrebbero essere 6 kg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sono 16 aragoste. Saranno 300-350 grammi ogni aragosta di questa, ce n'è qualcuna che è anche un po' più grossa, tipo questa qui, la vedo che è bella grande. E poi mi ha regalato, l'ho detto, i limoncini e tutte queste altre cose. Iniziamo a sistemarle nel freezer. Ho sistemato così, siccome c'avevo già della carne, ho messo tutta la carne al piano di sopra e al piano di sotto ci butto tutte le aragoste. Ho riempito praticamente lo scomparto di sotto di aragoste, pure aragoste. Da domani iniziamo il video, mangiare solo aragoste per una settimana, vari piattini. Primo giorno ho preso 3 aragoste dal mio frigorifero delle aragoste, ho preso le 3 più piccoline. Oggi ci andremo a fare un semplice spaghetto con le aragoste.
tac, ce l'ho bello qua, un bello spaghetto italiano, tracchete. Quindi vi faccio vedere anche come la preparazione. Per fare questo spaghetto ci basterà più o meno una mezz'oretta. Quindi prendiamo un bell'aglio, tac, e aspettiamo che inizi a soffriggere. Nel frattempo abbiamo già messo l'acqua a bollire e ci iniziamo a liberare le nostre aragoste. Gli stacchiamo la carne dalla testa. Prendiamo le teste e le schiattiamo dentro all'olio caldo assieme all'aglio e le lasciamo qua. Prendiamo poi una Himmerger Tegno che ci ha regalato Rosa, uno non troppo maturo, ma questo è bello. Questo bel ají margheritegno che ha un sapore speciale. Senza sporcare troppe cose, potrei utilizzare un tagliere, però facciamo così, facciamo più presto. Nel frattempo ci liberiamo la carne dalla coda dell'aragosta. Tac. Guardate come si libera bene. Dovrebbe uscire anche il budello, eccolo qua. Questo è il suo budello, è rimasto dentro, vedete? Attaccato. E questa è una bellissima coda di aragosta, guardate qua. Pura. Pura carne. Uff, stava scappando via. Ci buttiamo sopra i nostri pomodori. Un pizzichino di sale. Lasciamo un attimo che prenda di nuovo temperatura e inizi ad appassire il pomodoro. Ecco fatto, una volta che si sono fatte belle arancioni, guardate che belle. Tac, possiamo togliere le capocchie che hanno scaricato il loro sapore, il loro sugo. Le mettiamo da parte, non le buttiamo, perché queste ci possono servire anche per la preparazione, per la presentazione del piatto. Ce le prendiamo e ce le mettiamo da parte. Dobbiamo adesso far ritirare un po' il sugo. La carne è l'ultima cosa che va messa, la tengo ancora qua intera. Il sugo deve ritirarsi un poco. Iniziamo a separare la codina a metà e poi la facciamo in tocchettini, non troppo piccoli, perché la carne di aragosta si deve sentire, non dobbiamo fare, dobbiamo macinarla. Così a fuoco spento, giusto con il calore, ci versiamo la nostra aragostina nel sugo. Dovrà cuocere proprio qualche istante, qualche secondo, vedete così? Non ci interessa. Non deve prendere il calore troppo forte perché così rimarrà bella succolenta, soffice, che si scioglie in bocca, altrimenti diventa gommosa, diventa un po' dura. Ancora non bolle qua. Avete visto, non ci ho messo niente, volendo voi ci potete mettere il prezzemolo, ci ho messo giusto aglio, ají margheritegno, questo peperoncino super aromatico, pomodoro e aragoste. Basta, un sugo super simpatico, super veloce, super saporito, vedete già si è cotto semplicemente con il calore latente del sugo. Cioè vedete come bolle, si vede che sta bollendo questo sughetto, si ritira, si restringe piano piano e la pasta acquisisce un sapore incredibile. Mi dovete credere. Prima di servire serve basilico. Il basilico deve essere a crudo. Il basilico dà quella freschezza che se si cuoce si perde. Deve essere tutto a crudo, dell'ottimo basilico, quanto più ne potete mettere. Adesso si deve provare. Ah, un po' di spaghettini, un pezzettino di aragosta, bello abbondante, super saporito, c'è un bel pezzone di aragosta pure. Succosissimo, cremoso. Allora, questa è la cena per oggi. Domani pranzo e cena. Oggi ho fatto un po' un'interruzione perché non voglio esagerare con la pasta. Raga, mannaggia Sanpei, stavo lavorando di là, avevo lasciato la pentola a bollire perché oggi dobbiamo preparare dei sandwich di aragosta e sentivo che faceva brr 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 delle botte, quindi adesso mettiamo subito le nostre aragostine. Ah! Mi sono punto. Le nostre aragostine a fare un bel bagno in acqua bollente. Vai aragostina, vai. Pluff. Adesso le lascio un poco cuocere, poi le faccio raffreddare, le faccio a pezzi, poi vi faccio vedere però con cosa le condisco prima di inserirle nel panino. Vi faccio vedere il sandwich finale, è davvero bellissimo. Eccole qua, vedete come sono belline, belle cotte e pronte. Tadan. Comunque adesso accompagnatemi per una missione, serve il basilico. Ho dimenticato di comprare il basilico, adesso lo andiamo a prendere là. Corri, corri, corri! Vabbè, il mio vicino sarà felice di prestarmi un po' di basilico per fare questi sandwich. Allora, questi sono gli ingredienti che ci serviranno per condire la nostra aragosta. Tritiamo l'aglio molto finemente, ci serve tritato bello fino fino perché dovrà andare in questa specie di insalata di aragosta.
quindi lo tagliamo, lo tritiamo a coltello. Cima di prezzemolo, non moltissima, e allo stesso modo la tritiamo molto velocemente. Ta 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 ta, trita il prezzemolino. Basilico non va tritato a coltello, non deve stare a contatto con il ferro, con l'acciaio, altrimenti si ossida e perde il suo aroma, perde il suo gusto, perde il suo profumo. Olio extravergine d'oliva, se ve lo state chiedendo, questo olio extravergine d'oliva sta in questa bottiglia di plastica perché io mi sono portato dall'Italia la latta da 5 litri e poi l'ho smezzata io dentro a varie bottiglie di plastica. Un po' di pepe bianco, mi raccomando, pepe bianco che si sposa bene con il pesce. Pizzico di sale. Abundantis. Stavo dimenticando la cosa più importante. Se no che ce l'abbiamo a fare l'ají margheritegno. Lo tritiamo finemente, darà un aroma incredibilis. Ci acchiappiamo le aragoste, è l'ora di uccidere. Vabbè, già sono morte, è l'ora di macellarle. Ho sporcato il mondo. Prendiamo questo limoncino, o meglio lime, che ci ha regalato sempre Rosa. Mettiamo nello spremi lime. Basta mezzo, giusto per dare un po' di aroma, altrimenti è troppo forte. Mescoliamo di mano, vai, era super buonissimo. Tang, l'insalata di aragosta che abbiamo fatto. Tagliamo qualche bella fettina, la usiamo come guarnizione, la mettiamo solo da un lato. Pomodoro. E sai che? Prendiamo un bel cetriolo, togliamoci la scorza, tagliamo un po' di fette, fette scorzose, lo appianiamo un poco e poi ci tagliamo una bella fettina, darà ancora quella freschezza ulteriore, l'appoggiamo qua. Tiè, guarda che panino di aragosta. Però non ce lo mangiamo qua, ce lo andiamo a mangiare sulla spiaggia. Eccoci qua, siamo venuti un po' in spiaggia a mangiarci i paninazzi, guardate le palmine. Lo mettiamo qua su questo bel alberello. Dr. Pepper è un bel paninazzo, aragosta e verdure miste. Sicuro c'è molto vento, però questo è il divertimento, questo è il godersi la vita. Venire qua in spiaggia davanti al mare, ti mangi un paninazzo con l'aragosta appena fatto, bello fresco. Questo si mangia freddo. Adesso vi dico pure come sa perché non l'ho provato ancora. Buonissimo, super sugoso, succosissimo. Lo accompagno con un'ottima Dr. Pepper annata 2023. Stasera tra musica del Lido e vento penso non si senta niente, però stasera voglio fare un bel risotto con le aragoste, sarà buonissimo. Ah. Come sapete stiamo facendo vari investimenti, attualmente è il momento di investire nel campo immobiliare, qua stanno tantissime case bellissime a prezzi regalati. Su Facebook, su Instagram trovate dei contenuti più dedicati proprio a questo, trovate comunque il link in descrizione delle nostre pagine Facebook. Adesso vi parto con me, andiamo a vedere anche quest'altro appartamento. Questa è una casa stile americano che si trova dentro un parco chiuso, un parco privato. Vi faccio vedere un poco come sia il parco che la casettina. Bella bella, intanto io mi finisco quest'altro, l'ultimo paninazzo. Opla. C'è il guardiano, avete visto il guardiano 24 ore su 24. Vedete, ci sono poi all'interno di questo parco altri parchetti. Dopo vi faccio fare un bel giro. Comunque sono così le casette. Là c'è quello verde, qua c'è quello delle case gialle. Lo dobbiamo vedere qua nelle case rosse. Ecco qua, vedete, si apre l'altro cancello e c'è doppia, tripla sicurezza, che secondo me è anche esagerata. Vedete le casette, entri in questa zona che è tipo un parco con le casette in stile americano. Ok, qua si apre e c'è una bellissima già cucina, tutta con i ripiani. Hola. Bella, tutti. Fatta davvero bene, penso il ripiano tipo granito, porcellanato, qualcosa bellissimo. Fatta bene. Dopo la cucina c'è il soggiorno, anche questo col tetto qua in legno a vista, bello. Soggiorno così, e fuori c'è anche un piccolo spazio.
C'è anche un piccolo spazio esterno. La casa è proprio bella. Ah, qua c'è anche tipo quest'altro frigorifero per i vini. Nell'isola. Nell'isola tavolo. Davvero, davvero bello. Potremmo... sì. Ok. Qua c'è il bagno. Il primo bagno. Nuovo, si vede. Davvero bello. Cosas personales del propietario, okay. Se las lleva. Ok, ok. ¿Esto que es una habitación siempre? Sí, mismo dimensión que esta. Ok. Pero, y queda con cama, televisión, aire acondicionado. Que ah, okay. Equipada también. Igual todas que todas las habitaciones quedan equipadas. Ok, perfecto. Sí, y todo lo que ves se queda. Solo okay. Esto se va. Ok, ok, que son cosas privadas del dueño. Sí. Allora, qua ci sono le prime due stanze da letto. Questa è una piccola così. Qui c'è la stessa stanza da letto, però ci sono cose private del proprietario. Sempre viene detto con i letti, con la televisione, tutto all'interno. Ci sono cose che il proprietario si porta. E questa invece è la stanza principale, la stanza, vedete, matrimoniale. Guardate che bello questo letto. C'è anche il sistema di sicurezza, guardate, videosorveglianza. E il bagno privato nella casa, nella stanza principale. Sono 120 metri quadrati. Davvero, davvero bello. Fatto bene, c'è... E fuori c'è lo spazio. Cioè, lo spazio fuori, lo spazio esterno. Invece, vedete? Questo pure uno volendo può chiudere e ingrandire la casa. Il freezer sta per preparare, visto? Non va a funzionare. Questo también se puede serrare uno in grande la casa, ¿verdad? Claro. Se puede hacer el techo para arriba e serra. Perfetto. Raga, io mi stavo quasi dimenticando, perché poi sono rimasto estasiato, abbiamo guardato tutta la casa, bellissimo raga. Non vi ho detto il prezzo, perché attualmente ho detto qua investimenti immobiliari, boom, conviene moltissimo per poi affittare o rivendere in un futuro, che sicuramente si riprenderà questa zona. Mamma mia, $45,000, $45,000 raga, che ti compri in Italia? Ma avete visto com'è rifinita? Questa è veramente una casa di lusso. I ripiani in granito, il pavimento porcellanato bellissimo, i bagni nuovi, bello. E la lasciano così, completamente ammobiliata, così non devi farci niente, entri e ci vivi, così te la lasciano. Quei divani bellissimi in pelle, il letto king size, i bagni nuovi, tutto nuovo, le stanze pure quelle là più piccole te le lasciano con la televisione all'interno, ti lasciano già 4 televisori, frigorifero, cucina, tutto. E adesso per cena ci andiamo a preparare il risotto, come ho detto. Ho scongelato altre due aragoste, guardate questa è morbida, vedete, soffice, non lo so se sì, perché questa aveva cambiato da poco il guscio, questa si potrebbe friggere addirittura così e mangiare, vedete, questa è dura. Mentre questa è soffice. Comunque, prepariamo. Per fare il risotto, prima di tutto ci serve creare un brodo per bagnare il riso, per farci cuocere il riso dentro. Il brodo ce lo creiamo con le verdure che ci avevamo comprato nell'altro video dei $10, la busta di verdure. Quindi qua abbiamo le patate, carote, sedano, un peperone, cipolle, c'è di tutto. Possiamo farci benissimo il brodo, però nel brodo, prima di tutto, ci dobbiamo mettere... Le capocchie che libereranno il sapore di aragosta all'interno. Anzi, sapete che questo corallo, questo giallo, lo utilizzeremo per fare un po' di soffritto. Quindi questo adesso lo prendo e lo metto qui, perché in questa pentola andremo a fare il soffritto per fare il risotto. Mettiamoci la capocchia, questa qua morbida. Anche qui un altro poco, questo qua è rosso, quest'altro corallo, dipende probabilmente da quello che mangiano. Ci mettiamo anche quest'altro poco, che diciamo è il cervello, l'interiora, le cose varie dell'aragosta, che servono a dare quel sapore, e quest'altra testolina pure ce la mettiamo in fondo. Ci ho messo praticamente patate, carote, cipolla, sedano, questo è ají margheritegno che dà sempre il sapore, e le teste delle aragoste. Copriamo con acqua, questo sarà il brodo nel quale cuocere il nostro riso, il nostro risotto. Allora, qua vedete, ho fatto un soffritto di cipolle, aglio, gambi di sedano, questi qua verdi, e questo qua rosso è ají margheritegno, che sarebbe una sorta di peperoncino di qua, che però già vi ho spiegato che è aromatico e non è piccante, più il corallo dell'aragosta. Lo lascio soffriggere, ho già lasciato soffriggere per un po'. Qua intanto vedete il caldo, il brodo come bolle, bellissimo, è pronto. Possiamo metterci il riso.
che dovrà tostare qualche minutino. Lo facciamo tostare qualche minutino. Prendiamo il nostro brodo con un bel coppino e lo versiamo. Lo aggiriamo di tanto in tanto, aspettiamo che man mano che assorbe il brodo ne aggiungiamo di nuovo. Qua le code di aragosta ancora non le ho messe, adesso le pulisco, le metto proprio 2 minuti prima, quando il risotto è quasi ormai pronto, che la carne deve essere bella fresca, libera giusto il suo sapore e rimane bella soffice soffice. Adesso ne inizio a pulire. Quando il riso è bello quasi pronto e il liquido si è quasi completamente seccato, ha quasi assorbito tutto, buttiamo dentro la carne dell'aragosta che abbiamo fatto a pezzetti, questa volta un po' più piccoli, perché nel risotto si devono disperdere con i chicchi di riso. Splunk e giriamo. Questo è un risotto bianco bianco, vedete, non c'è niente. Se avessi avuto 2 pomodorini del piennolo magari ce l'avrei messi dentro, ma così sentiamo tutto il sapore dell'aragosta e poi con questo brodo di verdure è pronto. Tac, piatto piano, un poco di prezzemolo per dare colore. Che profumo che tiene, e guarda qua che bello, guarda qua, ma wow, raga, buonissimo, è dolce. Ci vediamo domani. Domani la voglio fare fritta o arrostita alla brace, vediamo un attimo. Le facciamo fritte, guardate, ho già fatto fritta queste, che sono delle patate fritte, guardate che belle, e dei bastoncini di mozzarella fritti. Le aragoste di oggi erano abbastanza grosse. Ci ho già staccato le capocchie, guardate che bella. Queste qua che ho scelto oggi sono belle grandi. Qua la coda di aragosta, poi la prendo e la faccio in 3-4 pezzettini, vedete? Come una sorta di nuggets, l'importante è che ci abbiamo un bel bocconcino che noi ci mangiamo un po'. Farina, pezzettini di coda d'aragosta. E li buttiamo nell'olio. Eccole qua, guardate raga, sembrano dei popcorn. Proprio dei popcorn di aragosta, guardate che belli. Si vedono? Mamma mia, guarda qua. Guarda che spettacolino. Comunque, adesso dobbiamo provarli. Ne prendo uno piccolo a volo. Non lo voglio mettere né... Vedete, oggi abbiamo fatto questi qua, sono dei bastoncini di formaggio. Queste sono patate fresche che ho fatto io così a stick. Guardate che belle, croccantissime. Non voglio sporcarlo né con ketchup né con maionese, anche se la maionese ci sta bene. Ci metto giusto qualche goccia di lime. Assaggiamo. È tutta carne, è super carnosa. Mamma mia, me le mangio tutte. Quel sapore delicato dolce. Adesso ci vuole un po' di maionese e ketchup. Basta raga, ma tra un poco, io per me domani accedi una cosa bellissima. E come vi avevo promesso ieri sera mentre stavo cenando, oggi andiamo in un bel posto, vi faccio vedere, guardate qua, già, questa è una laguna che sta alle mie spalle, quelle sono tutte mangrovie, qua c'è tutto il mare e da qua si sale. Adesso vi faccio vedere cosa c'è dall'altro lato. Dall'altro lato c'è una sorpresa. Adesso vi faccio vedere cosa c'è dietro questa scogliera. Attenzione il pick up che viene. Purtroppo è un po' nuvolosino, però eccolo lì, credo già si veda. Già si veda quel bellissimo veliero. Guardate la bandiera del Venezuela gigantesca. Bella, bella. Guardate là. Ci avviciniamo, andiamo a visitare oggi questo bellissimo veliero nave scuola. C'è un camion, facciamo presto prima che passi il camion, se ci fa passare. Eccola qui. Guarda un po' lì. Wow, è piena di bandiere, bandierine. Penso si possa salire addirittura a bordo, eh? Io credo di sì, ci sono anche i bambini che fanno il bagno là sotto. Penso si possa salire. Vediamo se riusciamo a trovare anche un parcheggio. Cioè, siamo arrivati fin qui. Oh, c'è proprio il parcheggio, guardate che bella! Wow, bellissima. Parcheggiamo proprio qua. Stanged.
Perfetto, con vista al mare, alla montagna. Là c'è quella... Eccola qua, guardate che bella. Qua c'è la polena, si chiama così la polena. La polena, questa specie di sirena che c'è qui sotto, che è abbracciata, avvolta in una bandiera del Venezuela. Bella, bella. C'è pure un coltellaccio con le catene. Ah, taglia le catene, vedete, perché qua c'era la schiavitù. Quel coltellaccio taglia le catene. Wow, guarda qua, è enorme, è gigante. Gigantesca. Sì, si può salire allora. C'è tutta la gente. Ah, quella è la fila per salire. Azz. C'è un po' di coda per salire. Vabbè, allora adesso vi faccio vedere una volta che siamo saliti a bordo. Però è proprio grande. Dai, ne vale la pena. Allora, qua c'è ancora la fila. C'è una fila lunghissima per entrare. Però voglio farvi vedere come si chiama questa nave. C'è scritto là. Tanto non è che vado ad entrare. Allora, eccolo qua, vedete che gigante la bandiera là, eh? Bellissima. Come si chiama? Vabbè, Repubblica Bolivariana del Venezuela, c'è scritto qua. Buque Escuela AB Simón Bolívar. Qua tutto si chiama Simón Bolívar. Navegando al bicentenario. Non lo so se è il bicentenario di che cosa. Adesso ridomandiamo un po', vedete, ci sono anche i marinai, guardate che simpatici. Quella bandiera è bellissima. Mamma mia, com'è bella questa bandiera, mi devo fare delle foto esagerate. Allora, ce l'abbiamo fatta, stiamo salendo, attenzione perché è un po' pericoloso. Tac, guardate che belli le uniformi che hanno. Tac, andiamo piano piano. Hola, buen día, gracias. Bello, bellissimo. Perfetto, abbiamo scattato le foto, guardate che questa bandiera è bellissima, mi sono innamorato della bandiera. Passiamo di là, passiamo per di qua, guardate sotto. Wow, bello, bellissimo. Guarda tutto il particolare, tutto in legno. Devo chiedere un po' di storia così ve la racconto nel mentre. Credo che sì, la sta raccontando lui là. Wow, guardate che bello. Bello. Uno spettacolo. Sentiamo cosa dice. Vai. Attenzione. Abbiamo fatto varie foto con la bandiera alle spalle, qua col timone, vedete come se la fanno le persone, bellissimo. Maro, sta bandiera è troppo bella, la voglio a casa. E continuiamo scendendo da queste belle scalette. Wow, ma è bellissima sta nave. Suoniamo un poco, andiamo a provare a suonare la campana, si può suonare. Mi metto qua che la registra, mi suoniamo. Lo sfizio di suonare la campana ci voleva. Ok. Vai, questa è bellissima. Ah, questa è la cucina. La cosina. Ah, bella. Questa è la cucina interna, bella. Oui, allora vi è piaciuta quella nave? Quella nave scura, bellissima. Domani salpa, esagerata. Comunque, vi starete chiedendo perché sto cucinando e aprendo. Questa è la pigna gigante del video. Cosa compri con 10 euro ai Caraibi? E la pigna gigante la sto aprendo perché voglio fare un riso con aragosta in salsa piccante agrodolce. Eccola qui, ce l'ho già qua. Qua c'è il riso che ho appena scaldato. Ci deve aggiungere un po' di ananas. Ci vuole l'ananas tropicale, un piatto tropicale che più o meno mi sto inventando, non sto seguendo nessuna ricetta. E secondo me si sposa perfettamente l'ananas con l'aragosta. Con i piatti di mare ci vuole sempre il pomodoro fresco. Quindi prendiamo un paio di pomodori belli maturi. Ci aggiungo una spruzzatina di questa salsa piccante, che non è eccessiva, è tipo un tabasco, è aromatica, però si deve sentire. Insieme a questa, giusto vedete, un tocchettino, un po' di salsa teriyaki che sempre col pesce si sposa bene e dà quel sapore agrodolce. Raga, ci ho messo anche una salsa segreta, infatti adesso la vedete magicamente più rossa, però non ve lo posso dire perché è una salsa segreta e comunque essendo italiano mi avreste bestemmiato, lanciato tutte le bestemmie del mondo. Comunque potete immaginare cosa sia, magari lo indovinate tra i commenti. Io qua finisco di pulire l'ananas e ne faccio dei cubettini. Questo gli darà quel tocco in più, le potrei anche far cuocere un po' d'ananas che gli dà quel tocco agrodolce, però la voglio tenere così che spezza letteralmente. Giusto qualche cubettino, senza esagerare. Vedete, una fettina molto sottile. Riso con i cubettini d'ananas. Adesso lo assaggio anche. Buono, buono. A me piace l'ananas e questa è deliziosa. Con quel dolce acido. L'aragosta, questa volta l'ho tagliata in pezzettini un po' più piccoli. Perché può essere più che altro
un contorno al riso, non va messa insieme. Mentre finiamo di aspettare, ci prepariamo l'impiattamento. Vai con il riso sulla base. Questo non deve essere unito. Potrei unirlo perché a noi italiani piace unire, però ai Caraibi i sapori vanno mangiati separati. Ad esempio, guardate il pabellon criollo. Tutti i sapori separati, i piatti si mangiano separati. Questo viene considerato una sorta di contorno. E tu, volendo, te lo mischi tu nel piatto. Dobbiamo imparare le loro tradizioni. Ecco qua, ci facciamo una bella base di riso sul fondo, centriamolo. Possiamo schiacciare un pochino. Un colpo di pepe, che serve sempre. Possiamo servire. Versiamo l'aragosta con il suo sughetto sopra. Raga, io ci butto qualche altro cubetto di ananas in giro così. Eccolo qua, guardate il piatto che bello, una fogliolina di basilico, i cubettini di ananas. E adesso non ci resta che assaggiare. Secondo me avrei dovuto farlo anche più piccante. Eccolo qua. Perfetto. Raga, io intanto finisco di mangiare, il video lo concludo qua perché tengo da montare, penso, un milione di ore di clip. E non spero che non diventi troppo lungo. In ogni caso, vi ho fatto vedere che qua sull'isola si può vivere anche mangiando solo aragosta. Non ce la faccio più. Chi mai avrebbe detto basta aragosta? In ogni caso, fatemi sapere tra i commenti cosa vi è sembrato di ciò che avete visto. Cosa altro voleste vedere, vorreste conoscere. Ho fatto vedere un po' il mercato immobiliare, le cose che ci sono da vedere, i cibi, eccetera, eccetera. Io vi saluto e noi ci vediamo martedì con il nuovo video. Ciao, ciao!